Queste serate, grazie a loro, perché hanno fatto tutti i bambini, sono stati raccolti più di 1000 euro, quindi a vendere i giornaletti a 2 euro all'uno, quindi è un bel lavoro. Benissimo. Siamo molto contenti, insomma. Sì. Siamo molto contenti perché è un'iniziativa che è nata spontaneamente negli anni passati e quest'anno è stata un po' istituzionalizzata. E quindi abbiamo invitato più volte durante le 9 serate voi, il pubblico, a partecipare e a offrire, a comprare ciò che i bambini avevano spontaneamente portato. Perché cosa? So che voi avete un folto programma di iniziative per tutto il 2016-2017, se ci vuoi accennare qualcosa. Ma noi abbiamo concluso proprio recentemente la nostra campagna di solidarietà e avevamo 4 progetti, 4 obiettivi. E con la raccolta fondi, con le varie iniziative che abbiamo messo in campo nel corso del 2015 e del 2016, siamo riusciti a dare, insomma, un sostanziale contributo perché questi progetti vengano realizzati. Pensavamo, in particolar modo con questo contributo che viene da questa sinergia con il Tuscia Film Fest, di poter dare un ulteriore sostegno all'Associazione Familiari e Sofferenti Psichici della Tuscia, la FESOPSIT, che vuole realizzare alla Fattoria Delice un giardino primavera per persone con disabilità mentali, gli adulti. Quindi speriamo, insomma, di potervi aiutare in questo loro progetto. Molto bene, grazie. Mi sembra una bellissima iniziativa, grazie. E grazie a tutti coloro che hanno partecipato. Questa sera è ancora possibile continuare, insomma, a donare e passate a vedere che cosa hanno portato i nostri bambini, che a questo punto chiamerei qui sul palco i nostri protagonisti. Allora, il primo Giancarlo. Grazie, benvenuto. Giancarlo 46. Pietro, li chiamiamo tutti e poi li salutiamo. Alessandro, Eva, Vanessa, Giacomo e infine un piccolino. Venite, venite bambini. Venite. Eccoli qua i protagonisti. Loro sono stati bravissimi. Facciamo dire il nome al piccolino. Simone. Simone, il più piccolo venditore del mercatino. Voglio inoltre ringraziare gli altri bambini partecipanti perché si sono alternati durante tutte le 9 sere. Sono Claudia, Chiara, Samuele, Tommaso, Arturo, Filippo, Sofia e Rami. Grazie veramente. Grazie ragazzi. È andata bene? Sì, molto. Siete stati soddisfatti dei vostri clienti? Sì, molto, perché... Cioè, di solito l'anno scorso andavamo sui 34 euro, la prima serata poi abbiamo fatto 119,50 euro. Allora, vuoi dire qualcosa, un'esperienza? Che cosa hai portato tu? Beh, ho portato libri e cioè, fumetti, quelli che avevo in cantina, in garage. Grande. Quelli che hai portato un po' le cose, dai, che volevi buttare, dici vabbè, me le porto al mercatino. Ho portato libri, fumetti, soprattutto ho portato se stesso, che è la cosa più importante, infatti. Ah, lui e lui, due. Allora, grazie bambini, speriamo di continuare con questa iniziativa, grazie a Viterbo con amore, grazie. Ringraziamo tutto il pubblico e buona visione e vi aspettiamo prima a Berlino e poi alla 14ª edizione del 2017 per il Tuscia Film Fest. Buona serata.